Per la verità lei me ne aveva accennato subito nel lontano 93, però io non, né io né gli altri della famiglia avevamo dato, come dire, peso a questa cosa. No? Un giorno mi ha detto chiaro e tondo che lei si voleva consacrare, perché negli anni aveva capito che la sua forma di vocazione era proprio quella. Sembrava talmente assurdo iniziare un percorso così difficile. Lo vedevo anche impossibile io. Mi ha detto: mamma, io devo vivere la mia vita e non la tua. E quando Dio chiama, mezza risposta non serve o non basta. Sono stata cresciuta dai miei genitori non come se fossi normale, ma come una figlia. Ci siamo sentiti come se il Padre Eterno ci avesse un po' imbrogliato, no? Perché due persone si sposano perché si vogliono bene, innamoratissime, e la prima cosa che pensano è quella di mettere al mondo un bimbo che soddisfi le loro aspettative. Beh, quando è nato ovviamente c'è stato lo shock, chiaramente, anche perché io lavoravo come istitutore, come educatore in una struttura privata proprio lì a Colico per disabili. E quando il bimbo nasce, così come è nata Cristina, con un cromosoma in più e quindi con la sindrome di Down, e quel bimbo perfetto dell'immaginario non c'è. E adesso è diventata quella bestia che è diventata adesso, perché adesso non gliene scappa una, lei ha sempre l'ultima parola e quindi adesso è una fonte di, diciamo, di soddisfazione anche, proprio veramente. Ho avuto la fortuna di andare in terra di missione dalla zia suora, dove ho visto molta povertà, però dove anche ho sperimentato la più grande gioia che una persona possa mai sperimentare. Ho sperimentato la gioia di una vocazione, di una chiamata, di una speciale chiamata. Penso che lo shock più grande l'abbiano sperimentato quando, invece di parlare di vocazione, ho parlato proprio di consacrazione. Che cosa ti consacri a fare? E io gli ho risposto: mamma, ma tu hai capito che io devo vivere la mia vita e non la tua? Quando Dio chiama, mezza risposta non serve. E non è stato facile, perché i tempi non erano ancora maturi per la Chiesa degli uomini e quindi non è stato molto facile. Grazie anche ad alcune persone che ho incontrato nel mio cammino, il responsabile delle vocazioni dell'ora che era Monsignor Oscar Cantoni, che è il vescovo di Crema, Cristina ce l'ha fatta. La vocazione, come dicevo prima, è qualcosa di unico, qualcosa di personale e di intimo.
Nessun altro può farlo per te, perché ognuno ha la propria. La vita stessa, l'amore stesso è una vocazione. Lei non ha una fede all'acqua di rose, lei ha una fede profonda. Mi ritengo abbastanza impegnato nel sociale, perché chiunque necessiti di un aiuto io ci vado, perché memore dei vecchi proverbi dei nostri avi, le minghe de mo bello andare a messa. Non è bello solo andare a messa, cioè limitarsi ad andare a messa e non fare opere di bene in un altro senso non è sufficiente. Forse io esagero un po' nell'altro, non vado tanto a messa e faccio qualche opera di bene in più, insomma, ecco. Avete presente quando si decide di fare una scampagnata in montagna? Bene. Sapete bene che quando si arriva a un certo punto sono tanti piccoli sentieri e uno è lì che non sa quale via prendere, quale vocazione deve intraprendere, e a un certo punto da lontano si avvicina una figura in ognuno di questi sentieri e ti dice: vieni, seguimi. E tu che fai? Puoi seguirlo o non seguirlo? Dipende da te. E man mano che si sale su per la montagna, si vedono dei paesaggi bellissimi e si vedono anche delle persone. E tu cerchi di vivere la tua storia, la tua vocazione in mezzo a queste persone, dentro, nella tua storia, che la vocazione, anche se è qualcosa di unico, qualcosa di intimo, bisogna saperla vivere all'interno del proprio paese, all'interno della propria comunità, all'interno della propria famiglia e all'interno della società, in mezzo alle altre persone. E poi alla fine magia si è selvato insieme agli altri in un unico prato bellissimo, pieno di fiori, dove tu raccogli quello che durante la tua vita hai seminato. Se hai seminato amore, raccogli amore. Se hai seminato vento, raccogli bufere, perché l'inferno è il paradiso. Io penso che è l'uomo che se lo sceglie, è l'uomo che se lo costruisce. È l'uomo che se lo decide, usando bene o male la propria libertà che il Signore gli ha donato. Tutto lì. Visto che lo stereotipo del ragazzo disabile che deve sempre stare in casa, deve sempre stare in famiglia, e lei è sempre in giro, non mi quadra, insomma. È andata in America, è andata in Spagna, è andata ovunque, non lo so quale paese lei non, anche perché è molto stimolata dalla mamma, che piace andare in giro anche a lei, per cui lei è sempre in giro. La vita piatta non mi piace, la vita metodica non mi piace, una vita dove tu fai tutte le stesse cose, gli stessi movimenti, gli stessi spostamenti giorno per giorno, non mi piace. Perché chi fa questo tipo di vita qui, così piatta, così senza emozioni, senza novità, senza sensazioni, a mio parere muore lentamente. Io veramente sono una persona sicuramente migliore di quanto avrei potuto essere se Cristina fosse nata, tra virgolette, normale. Parlare del cromosoma 21
è un po' complicato. Forse anche perché il Signore voleva divertirsi quel giorno con i numeri, primo, e ha detto, vabbè, questa ciambella non la voglio fare col buco, le voglio affiancare un... non la voglio fare con un buco solo, la voglio fare con due. Vediamo se comunque durante nel corso della sua vita riesce a essere comunque una ciambella. E di conseguenza noi ci abbiamo provato a essere comunque una ciambella. E adesso vediamo chi se la mangerà. Non so se me ne rendete conto, ma abbiamo un padre nel cielo che gode e gioisce nel prendere in braccio la propria creatura e portarla in braccio, e qualche volta portarla in braccio. Quindi, perché? Perché negargli questa grande gioia? Lasciamoci portare in braccio. È il modo di Cristina di relazionarsi che è diverso. Non lei. Erano al mare e è passato un bel ragazzo. Cristina si è girata, ha guardato questo ragazzo facendo un apprezzamento. La reazione di Marilena è stata: ma ti stai per consacrare, stai per sposare il Signore e lo tradisci subito così. E lei risponde: ma mamma, anche quando uno è a dieta può consultare il menù. Le persone che si credono il Padre Eterno non ne sopporto. È già difficile fare gli uomini. Perché dobbiamo fare anche la parte di Dio? Non ho capito io. Beh, in questo periodo mi sento un po' provata. Però dicono che il Signore prova col fuoco le persone che più ama. Quindi mi sento molto, molto amata in questo periodo. Bisogna prima o poi abbandonare i paesi dei blocchi in cui viviamo, perché altrimenti non diventiamo grandi e noi dobbiamo diventare grandi. Non possiamo restare del Peter Pan a vita. E quello più strano è quello di riuscire ad andare in Mongolia a fare una foto con i mongoli veri, i mongoli finti.